Innanzitutto ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia, Chiara accanto a me e benvenuti al primo di una lunga serie di episodi di live su Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna. Come potete vedere dallo schermo, qui abbiamo due gameplay, quindi ci vedrete in contemporanea, l'audio sarà il mio, io starò qui a sinistra, Chiara a destra, giocheremo a Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna. Come potete vedere le boxine che ci sono state date dalla buona Nintendo, che ringraziamo, ma insomma è il primo di una lunga serie di ringraziamenti che faremo pre-live. Vi voglio innanzitutto ricordare chi è che ha permesso la possibilità di questa live. Innanzitutto ringraziamo AK Informatica, che se avete visto il video di ieri sapete averci fornito questo computer, un computer che sta riuscendo a far andare 27 programmi contemporaneamente accesi. Ragazzi, questo streaming è veramente stressante per il computer, ma insomma ci siamo, quindi intanto grazie a AK Informatica. Se volete vedere le info del nostro PC o eventualmente acquistare un PC uguale al nostro, lo trovate qui sotto in descrizione. Poi chiaramente trovate anche lo shop generale di AK, metti che non volete comprare un PC del genere, ma un altro qualsiasi PC, siete in cerca di un PC, cercate di conquistare una donna facendole vedere un grosso PC, lo potete fare andando qui sotto nel link. Poi, seconda cosa, ecco, TT. Perché TT? Perché come vedete noi qui abbiamo delle magliettozze e queste ci accompagneranno per tutto l'anno, nel senso non queste due magliette, ma le tante magliette che TT ci ha mandato. Questo perché vi ricordiamo dell'esistenza di questo negozio Only Italian, quindi nel senso è anche una cosa bella poter supportare un'azienda italiana che insomma fa tanto rumore anche fuori dall'Italia. Poi abbiamo un ringraziamento generale che va fatto per forza di cose al nostro network Tom's Hardware, in particolare al buon Andrea Maldarelli, al quale mando un grosso bacione ragazzi, perché Andrea Maldarelli ha reso possibile questo streaming in più e più modi che non sto neanche a spiegare, ma veramente se ci troviamo oggi qui è anche merito suo e quindi del network di conseguenza. In ultimo ringrazio ovviamente lo staff di Pokémon Millennium, che si farà due coglioni così a dover moderare questa chat per non solo oggi ma insomma tutti quanti i giorni che verranno. E in particolare poi ringrazio 50 sfumature di Heliolisk, che ha fatto la thumbnail di oggi, quindi tutte quante le altre thumbnail che ci saranno, più l'elemento grafico del ciondolo che segnerà quanti K1 abbiamo battuto. MD, che invece ha fatto questi due bellissimi artwork Ultra Saidonia e Ultra Chiara che trovate qua sotto. E Akisame, ecco, si ricordavo, Akisame, che invece poi vedrete che cosa ha fatto, lo vedrete tra pochissimo. Per quanto riguarda la live, questa live ha delle regole. Innanzitutto vi ho chiesto di trovare un rivale, quindi se non lo avete trovato trovatelo, perché vi servirà più volte nel corso dell'avventura. Visto che io e Chiara faremo delle sfide, vorremmo che le faceste anche voi in contemporanea in quel momento. Le regole di questa live quali sono? Innanzitutto attiveremo il condividi esperienza, ma sarà una cosa limitata. E questo perché, avendo noi già giocato, questa è la nostra seconda partita, vi assicuriamo che una cosa bella, poi ne parleremo in recensione per bene il 21 di questo gioco, è il fatto che è difficile in culo. Cioè ci sono certi punti nei quali veramente smatteremo tutti quanti insieme in live. Quindi di conseguenza vi chiedo di attivare l'exp share fino a Ula Ula, in un punto poi determinato vi dirò di disattivarlo, e lo terremo disattivato per il resto della storia. Più o meno, conoscendo noi la curva dei livelli, cercate di stare al nostro pari. Quindi se siamo più o meno anche noi a un livello X, cercate più o meno di mantenervi a quel livello là. Questo, la seconda regola è che appunto io e Chiara ci sfideremo, e quindi voi tra rivali per 5 volte, alla fine di Mele Mele, alla fine di Akala, alla fine di Ula Ula, alla fine di Pony e dopo alla fine del gioco, ok? Quindi dopo che avremo fatto anche tutto quanto il post game per decretare il campione ultimo di Alola. Un'altra cosa che invece vi voglio comunicare è che da quando sbloccheremo il Festi Plaza ci sarà il momento dello scambio prodigioso di massa, quindi in questi giorni tutti quanti cominceremo a praticamente spammare di brutto roba in scambio prodigioso e vediamo che succede fuori. Magari mi becco un Pokémon vostro, magari mi becco il solito giapponese che tira fuori i Pikachu. Magari rinominandoli Pokémon, così almeno è più carino. Esatto, tipo No, dico, se scemo chi legge. Se loro li rinominano, certo, almeno li riconosciamo, ci arriveranno 70 Fabio Fazzi in scambio prodigioso. C'è poi una netiquette sulle catture. Allora, innanzitutto io vi ricordo che noi cattureremo, e quindi vorremmo che voi faceste lo stesso per godervi appieno il titolo, tutti quanti i Pokémon che troveremo nell'erba alta se ancora non catturati. Questo non significa che staremo nell'erba alta in un percorso sempre fino a che non abbiamo trovato l'ultimo Pokémon, ma non si evita mai l'erba alta e quando si trova un Pokémon lo si cattura. E questo è lo spirito di un allenatore che arriva in una nuova regione e ogni Pokémon che gli si presenta davanti è una sfida che deve riuscire a portare a termine catturandolo. Non soprannomineremo però
tutti quanti i Pokémon catturati, perché altrimenti ci staremmo fino a Natale, ma solamente i 6 titolari che scoprirete nel corso del tempo, cioè i 12 titolari che scoprirete nel corso del tempo, che abbiamo scelto io e Chiara per le nostre squadre. Quindi oggi si soprannominano starter e eventuali altri Pokémon da catturare. Cattureremo i Pokémon delle nostre squadre, e vorremmo che voi faceste lo stesso, con le nature corrette. Quindi adesso oggi si soft resetterà anche abbastanza lo starter, sperando che ci si metta poco. Vi darò consigli se quando richiesti sulle nature, e insomma poi per gli starter invece le nature sono due praticamente da prendere a seconda che scegliete X, Y o Z, però ne parleremo tra poco. Dicevo, non evzeremo però i Pokémon, e questo perché altrimenti ci vorrebbe troppo. A e B renderà le cose anche più difficili, perché invece alcuni, vi avverto, alcuni allenatori più in là nella storia avranno i Pokémon full 30 EV evzati e con i set competitivi, ed è una roba allucinante. Quindi sarà bello piangere insieme a voi. Altra cosa, quando sbloccheremo il Mantine Surf faremo delle gare di, diciamo, punteggio record, e poi pubblicheremo sul noi ovviamente i nostri li vedrete, ma voi pubblicherete su un topic, diciamo, dedicato quando sarà il tempo del Mantine Surf il vostro punteggio, e vedremo chi è il re dei vari percorsi, che saranno quello da Mele Mele a Kala, a Kala Ula Ula, eccetera eccetera. Ultima cosa, disattiveremo lo switch automatico, quindi di conseguenza il gioco non ci chiederà di switchare, vi chiediamo di fare lo stesso semplicemente per rendere la sfida ruttino, mi stava venendo, ma l'ho abortito fortunatamente. Dicevo, la sfida insomma si rende un pochino più interessante. Posso fare gli ultimi... Sì, un'ultima cosa importante: durante il corso di questa serie daremo in palio 4 codici download di Pokémon Ultra Sole. Vabbè, come qui. Noi abbiamo detto tutto. Iniziamo. Quindi io direi, mani sulla tastiera, mani sul tastierino del 3DS. E cominciamo scegliendo una cosa importante, cioè l'italiano, perché non vogliamo fare in polacco il gioco. Almeno, puoi farlo in coreano. Puoi farlo. Allora, qui tutto chiama, professore chiama, prego. Ok, vedi che qui la capture sta cominciando un attimo a perdere... Ops, aspetta solo un secondo. Poi là, buongiorno. Il gran giorno si avvicina, voglio dire, il giorno del tuo trasferimento ad Alola. Adesso dovrebbe ripartire. Il gran giorno si avvicina, la regione di Alola è un arcipelago fantastico isolato nel bel mezzo dell'oceano, e siamo d'accordo. Sta ancora laggando? Ora cerchiamo di sistemarlo, ragazzi. Deve essere per questa sua particolarità che è popolata da Pokémon così unici, quindi sì, anche ad Alola vivono davvero un sacco di Pokémon. I Pokémon sono creature straordinarie, sai? E noi lo sappiamo. Puoi trovarli dappertutto, nell'erba alta, nelle grotte, nel cielo e nelle profondità del mare. Qui ad Alola amiamo i nostri Pokémon, viviamo in armonia con loro e ci aiutiamo a vicenda. Inoltre, i Pokémon sono compagni fidati degli allenatori e lottano al loro fianco. Rockruff, Cutiefly, adesso non posso, giochiamo quando ho finito, ok? Sistemiamo subito, non ti preoccupare, basta staccare proprio la hub. E siccome devo presentarti al resto dello staff, mi rinfrescheresti un po' la memoria? Intanto dimmi, qual è la tua foto? Allora, io intanto la scelgo, la sto scegliendo anche Chiara, anche se non la vedete, ma la vedrete presto. Foto. Direi questa, sì. E ora ricordami come ti chiami. Mi chiamo Giannino. Perfetto, comunicherò a tutti quanti i dettagli del tuo arrivo. Saidonia, È un nome che esprime l'energia che c'è dentro di te? No. Colpisce come un tropicalcio, mamma mia. Bene, allora ci vediamo da allora, non vedo l'ora di conoscerti di persona, d'accordo. Caro, il mio amico. Allo. Ci dicono intanto che il volume potrebbe essere un po' alto, fateci sapere. Saidonia, vieni a darmi una mano con gli scatoloni. Non sta succedendo niente nel tuo schermo. Intanto vi leggo le donazioni che mi ero perso. Matteo Micaletti, eccomi qua, ovviamente iscritto al canale Twitch. Ovviamente farò questa avventura di pari passo con voi. Visto che dovrò anche studiare, iniziamo con questa avventura. Bentornati tutta Lola, bentornati a voi ragazzi. Qualcuno, questo perché non hai letto la mia donazione finale nella live di Platino. E ora, che era non obediemus lo scifero. E ora per farti perdonare dimmi che hai... Chi ha detto la seguente frase? Era sì, maledetto, lungi da quel suolo, ramingo e fuggiasco, sarai sulla terra, non ne ho idea. Dennis intanto ci dice, farai su Twitch God of War, non ne ho idea, un saluto a Chiara, ciao. E Geofra ci dice, ciao ragazzi, in questa avventura ho deciso di eliminare i Pokémon della mia squadra con i nomi hawaiani del loro tipo, che idea. È un modo simpatico per imparare qualche termine a lingua così particolare. Buona serata e grazie per quello che fate. Intanto guardate che già le prime differenze si cominciano a vedere. Geofra aveva scritto, in questa avventura ho deciso di rovinare i Pokémon della mia... Ah no, l'avevo già letto.
ci aveva scritto Michael Pasi, ovviamente grazie va anche allo staff di PM, grazie per portarci tanti contenuti di qualità, sono fiero di far parte di questa famiglia, sono carico di giocare a Usum insieme alla mia ragazza e a voi, che bello, un bacio e un abbraccio, un bacio anche a te Michael. E Deborah ci ha scritto: buonasera, questa sera sarò con voi per poco, dato che non voglio anticiparmi la trama del gioco, grande idea quella di regalare un codice per il gioco, abbassate l'audio di gioco, ce lo dice anche Deborah, allora noi ci fidiamo a questo punto e abbassiamo poco poco l'audio di gioco. Comunque, sì, abbiamo visto la prima apparizione dell'Ultra Pattuglia. Sì, certo che l'abbiamo vista. No, Simone urla: come fate a non aver visto la prima apparizione dell'Ultra Pattuglia? L'abbiamo vista, sì, ragazzi. L'Ultra Pattuglia si è posta davanti a noi proprio in questo momento. Quindi, di conseguenza, l'abbiamo vista. Lilia viene fermata stavolta dall'Ultra Pattuglia. Al che è lecito chiedersi per chi ha cominciato il gioco adesso, perché l'Ultra Pattuglia è già alla Fondazione Ether, all'Ether Paradise, meglio. Miao. Allora, alziamoci dal letto, cosa che anche in questo gioco ci ho messo un po' a capire cosa. Come? Eh no, infatti, vai così, non ti preoccupare. Allora, ragazzi, cominciamo subito con le cose cicciottelle, cioè il fatto che qui non c'è la firma di Ryuki, come avevamo pensato a giugno, ma la firma di un capo palestra che dice good luck. E se qualcuno di voi è esperto di roba passata, capirà bene che si tratta di Elite Surge, del luogotenente Surge. Vedo che sei pronto per la tua avventura. Beh sì, sono pronto. Mi raccomando, sai Domina, fai attenzione all'erba alta, va bene? Attento che non mi faccia male l'erba alta, metti che. Non vedo l'ora di conoscere il tuo primo Pokémon, divertiti a lì. Va bene, grazie. Quana? Qua? Qua? Bene. Allora. Intanto qua c'è la tavola da surf. Sì, esatto, qui c'è la famosa tavola da surf di Raichu, che in realtà sembra un Pikachu sbiadito, sembra un Pikachu albino. In realtà vedi, se l'è portata la mamma, se l'è portata dietro accanto, quindi accanto ha preso una tavola da surf di questo tipo. La macchina di papà, un papà che non troveremo mai, l'ultra papà. Ecco, no, si triggera, mi sa, davanti all'erba alta, sì. A sto punto, appena entriamo. Sì. Ecco qua. Qualcosa si muove nell'erba alta, attenzione, si sta avvicinando il Necrozma. Necrozma! Arriva col berretto, col fedora. Necrozma! No, è Jung, il famoso Pokémon Jung di ottava generazione. E va bene, noi lo accogliamo. Intanto siamo terzi in tendenza. Boh, che bellezza. È il Cacaton, ci scrive. Avrei preferito fosse una blind run solo perché ho amato le vostre reazioni a quelle di Sun Moon, ma vai tranquillo, ne avrai comunque. E intanto Raul, giusto. Lit. Lupus in tavola. E pop. Giusto. Pop. Allora, ragazzi, qui Yanguse invece è molto contrariato da questa cosa. E a questo punto dobbiamo dire due cose. La prima è che se volete prendere Ravel o Litten, vi consiglio natura decisa. Sono entrambi Pokémon abbastanza lenti, pertanto non avrebbe senso massimizzare la velocità. Andrei di natura decisa. Mentre per chi vorrà prendere Poplio, consiglio la natura modesta. Oilà! Ehi, aspetta un attimo, ma tu sei Sidonia! Ma sei Sidonia, tutto bene. Sì, ma che spavento con questo. Tra l'altro te in canottiera, tipo alla luna di notte. Ma sì. Ci credo, è quel che più mi ha lasciato di stucco, è stato vedere quei piccolini a correre in tuo aiuto di loro iniziativa, giusto? Lascia che mi presenti, sono il Prof. Kukui. Benvenuta da Alola, il paradiso dei Pokémon. Qui ad Alola le persone e i Pokémon vivono in armonia e si aiutano a vicenda, più che giusto. Con un Pokémon al tuo fianco potrai andare dove vuoi. E non avrai nulla da temere se dei Pokémon selvatici ti salteranno fuori dall'erba alta all'improvviso. Lascia che ti presenti i Pokémon che ti hanno aiutato, va bene. Siamo più di 5.000. Boh, che bello. E intanto è pronto il form. Dopo tra un po' dello sì. Starter. Questo è Rowlet, un Pokémon di tipo erba. Boh, bello. È tondo. Questo è Rowlet, è una palla. Poi abbiamo Litten, Pokémon di tipo fuoco. E poi abbiamo Poplio, un Pokémon d'acqua. Pop. Lui è l'unico che se lo chiede. Non sa se è veramente lui. Poplio. Non ci spera di non essere lui. Spera di non essere Poplio. Uno di questi Pokémon diventerà il tuo fedele amico. Ora che ci penso, forse è per questo che sono accorsi in tuo aiuto. Forza, scegli il Pokémon che ti accompagnerà nella tua avventura, va bene. Allora, signori, ci siamo. È il momento. È il momento di scegliere. Fai prima tu. Faccio prima io? Senza dubbi, tutta la vita, sempre lì. Allora. Sempre fedeli a Sigma anche in Ultraluna. Allora, adesso tocca a me, anche la mia è una scelta piuttosto banale, quindi prendo Rowlet, non è vero. Prendo Poplio. E Poplio, ragazzi. E Poplio. Pop.
Poppio è stato molto. Vuoi scegliere Poppio che fa i palloncini? Sì, lo voglio. Guarda che non è più uno stoccafisso lì quando lo prendi in braccio. È vero. Comunque ho scelto Poppio. Allora, per le per i nickname aspettiamo. Ah no, aspetta, per ogni volta dobbiamo chiamarlo, perché ogni volta dobbiamo scegliere il nickname che scelgano loro. Perché... No, per me è Sigma, io ve lo dico, è Sigma. Sì, però dobbiamo scegliere un nickname insieme per Poppio, perché poi... Vabbè, ma una volta che lo scegliamo lo dobbiamo semplicemente reinserire. Sì, certo, certo. Mica dobbiamo scegliere tutte le volte. No, 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 certo, cioè siamo noi che dobbiamo reinserirlo ogni volta, questo era. Allora, prego, ragazzi, nickname per Poppio. Dovrebbe essere Poppio tutto attaccato con due P per me, E Poppio, no dai, Poppio San, Plopol, e adesso aspettando. E Poppio a furor di Poppiolo, va bene, con questo mi ha convinto. Ecco, prendi una Pokéball per Poppio. Ragazzi, questo soft reset ci porterà a 4 ore di live. Il tuo Poppio è un regalo da parte del Cavuna. Andiamo solo il soft reset. Andiamo a fargli vedere che hai scelto come tuo compagno di avventure. Potrebbe anche avere qualcos'altro in serbo per te. A proposito del Cavuna, non so se lo sai, ma sono degli allenatori formidabili. Non lo sapevamo, guarda, non ce ne avevamo mai accorti. Se segui per di qui, arriverai a Lily. Dai. Qua, qua, qua. Ah, ma poi lo aggiungiamo quando è il Poppio definitivo e l'item definitivo. Certo, la grafica. Vuoi tenere Poppio nella Pokéball? Non lo, no, Poppio non vuole. Mi stava tipo annusando una gamba, Poppio. Allora, vediamo che Poppio sei. Noi cerchiamo un Poppio modesto. A me serve deciso, giusto? Boh, è un Poppio che fa. Poppio calmo, perfetto. Andiamo a soft resettare, ragazzi. E il mio è Mite. Il tuo è Mite. Ragazzi, datevi anche voi al soft reset. Vi assicuro che vi serve avere lo start della natura giusta. Vi assicuro che vi serve. Va bene, quieto. Ci siamo. Va benissimo. Va benissimo. Rowlet quieto. Dovrebbe essere quieto. Sì, è quieto. Va benissimo. Ragazzi, ci siamo. Va benissimo. Cominciamo lo sbeffeggino di Chiara. Non l'hai comunque trovato come volevi. Ma va benissimo. Ti stai accontentando. No, ma che accontentando? Ma la velocità, ma che te ne fai? Sono lenti come pazzi. One eternity later. Dai, va bene, va bene. Tira giù la velocità. È audace, a 12 IV, cioè a 12, quindi fa cacare come il mio. Va benissimo. Dai, va bene. È giusto così. Hanno le nature buone, ma le IV pessime tutti e due. È giusto così. È giusto. È giusto. Ma io non voglio abbassarmi al tuo livello. Ma va bene, ma sono lenti tanto. Sono lenti. Ragazzi, ditele che va bene, vi prego. Vi prego. Va bene, dai. Rowlet team is the best. Se loro sono d'accordo. Dai, siete d'accordo? Raga, mi sono rotto il cazzo, ora provo a soft resettarlo. Gente che non soft resettava, ora sta soft resettando. Ti prego, vai avanti. Dai, andiamo avanti. No, andiamo... andiamo avanti. Tanto ci sarà modo poi di catturare tutti gli altri per bene. Questo è accettabile adesso. Ci rifacciamo poi su Twitch. Oh, vai, risalvo di nuovo. Esatto. Ah, dai, ragazzi, molto, 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 molto a malincuore. Però dai. Non voglio. Andiamo. Non voglio dare fastidio a chi giustamente. No, a te non fai un cazzo, no. A chi giustamente ha detto di andare avanti, quindi sappiate che lo faccio un malincuore, ma... Io ho trovato un Pokémon! Allora, qui aspetta, veniamo importunati da... Oh, dal nostro personaggio preferito. Aiuto. Ehi, ciao, sai già che Pokémon scegliere? Allora, diamo un po' un tono a Au. Au, vabbè, decidiamo come parla Au. Ah, giusto, io sono Au. Ti piace questo? Ti piace questa voce profonda? Ah, giusto, io sono Au. Non stavo più nella pelle. Non stavo più nella pelle e ti sono venuto incontro. Dai, scegliamo i nostri Pokémon su. Poppio! Lui fa così il suo verso. Anche quando diventerà Primarina farà sempre Poppio, eh? Poppio! Wow, il tuo Poppio è troppo bello. Ehi, un momento, hai già scelto il tuo Pokémon? Cucu invece deve essere un pochino più... scusa Au, ma lui è figo, è così, scusa Au, è figa, stavo a Milano, no, bene. No, non mi piace, cambia. Lui è serio, scusa Au, ma Saidoni ha avuto un piccolo, diciamo, incidente di percorso e ho dovuto fargli scegliere subito il suo Pokémon. Oh, beh, è a Pameo, sì, è il Belluno. Beh, allora è stato un incontro voluto dal destino.
E ora te, Ao, scegli il tuo Pokémon fra questi due. Vediamo, voglio quello più forte contro il mio amico o quello che fa schifo e che prende le mazzate? Ma sì, sarà Litten il mio compagno. No, Litten sta usando... No, no. Ma Lola. Scusate, cerco di avere un contegno di nuovo. Avevo deciso ancora prima di incontrarti che sarei partito all'avventura con te. Ci divertiremo un sacco insieme, sì. Professore, lei si prenderà cura di Rowlet, vero? Certo, Ao. Beh, no, eccolo giù. Bene, tutti i Pokémon nella Pokémon, Rowlet? Rowlet è rimasto da solo, da metà Poplio, giustamente. Io e il mio Litten abbiamo un favore da chiedervi. Ci compri le malasodie? È Poplio. Ci fate da avversari nella prima lotta? Volentieri. Non così in fretta. Lascia prima che ti rimetta in sesto il Poplio. Poplio! Grazie, Poplio! È molto iperattivo. Dicono di fare Ao Pisano. Ao è Pisano. Lo facciamo che cambia. Cambia accento. Cambia ogni volta, vabbè. Ora è così in questo percorso, ma poi cambierà. Sono sicuro che ci sarà da divertirsi. Beh. Beh, manda in campo Litten incredibilmente e sorprendentemente, da te manda Rowlet. Ragazzi, guardate le dimensioni che si uniscono. Comunque devo dedurre dalle analisi empiriche che è totalmente random quando la capture comincia a laggare, perché è tipo un'ora e non lo fa. Ovviamente quando soft resettiamo. Andiamo a fare il pistolatch qua, ma ci arriva prima il braciere di Litten, mentre dall'altra parte vedo che un braciere è arrivato. Ragazzi, che di me... Non mi ha ascoltato! Stupido Poplio, subito ti fai ascoltare. Ti godo! E Poplio, ma cosa fai? Vabbè, meno male che sono fisico, cioè sono special, quindi... Io direi di fare botta, così, per fare i troll. Non è molto efficace, Poplio usa botta. Ok, non gli ho fatto niente, quindi se no mi... Ora mi fa brutto colpo e mi ammazza. Ciao Poplio. Intanto scrivono Gian Andrea levati, ora c'è Saidonia. Ciao Gian. E Poplio riceve tanti punti, ma noi lo curiamo il piccolo Poplio. Livello 7. Se sei livello 6. Guarda è Poplio che comincia a livellare. Hai un livello. Hai tipo un tacchettino in meno. Perché hai battuto Caterpie. E io ho Yanguse, probabilmente c'è più XP Yanguse. Wow, Saidonia! Wow, Saidonia! Tu e Poplio siete stati formidabili! Nelle lotte importante. No, l'importante è divertirsi, e questo vale sia per l'allenatore che il suo Pokémon. Niente male, Saidonia. Sia tu che Ao siete riusciti a tirare fuori il meglio dai vostri Pokémon e a usare delle mosse a dir poco straordinarie. Lili a due passi. Forza, Saidonia! Andiamo! Più veloci, andiamo, vedi, andiamo su! Vedi, Predict. Bene, andiamo. Qua. Lili. Bene. Questo è il villaggio di Lili. Ragazzi, se siete appena arrivati, vi ricordo di lasciare un like. Vi ricordo che qui sotto abbiamo il nostro canale Twitch. Iscrivetevi perché presto partiremo anche su Twitch. Abbiamo le magliette di TT. Se le volete comprare con sconto, Giovannone. E poi abbiamo il nostro computer. Il computer, sì. Me ne ricorderò. Ne devo ricordare. Cominciare a ricordare queste cose. Qui si vende la Tapu Koko, il Pokémon protettore di Mele Mele. Sì. Da qui devi partire. Sì. Sembra che il Kauna non ci sia. Beh, sarà andato a sistemare qualche guaio nei paraggi. Sì, se n'è andato senza fischietta, senza dire niente. Beh, allora io passo un attimo da casa. Voglio far vedere Litten alla mamma. Lor. La mamma di Ao. Dimenticavo, Saidonia. A nord del villaggio c'è un tempio legato al culto del Tapu Koko. Ah no, di Tapu Koko, non del Tapu Koko. Del Koko. Perché non vai a dare un'occhiata? Lui gesticola così anche quando non ha senso. Cioè tu diresti mai. Potresti anche incontrarlo facendo così. Non lo so. Però potresti che anche. Poi fa tipo così e qua è tutto un magna magna. Lili. Qua c'è Ala, il signorotto del quartiere. Io resto qui ad aspettare il Kauna. Vabbè. Mamma mia, mi hai doppiato. Oh, ecco che vediamo Lilia. Sì, stiamo andando al tempio. Sì, anche lei. Sì, stiamo andando. Stiamo andando al tempio, non preoccuparti. Ma non uscire dalla borsa, se qualcuno ti vede sono guai. Beh, andiamo di sopra. Dai.
Arrivo. C'è Lilia che con forza centripeta va avanti. Siamo quasi 4800 intanto. Siamo quasi 4800, mamma mia ragazzi, grazie. E intanto Ferdi dice che per la pagina Instagram cercheranno di fare entro la settimana prossima. Anzi, qui intanto succede roba, un attimo solo perché succede roba. Di nuovo gli Spiro attaccano come in Sole e Luna il Cosmog. Ciao, chi sei? Facciamo finta di non conoscerla. Io. Ciao, chi sei? Sono io. Bravissima. Devi salvarlo. Salva Nebulino. Va bene. Salva Nebulino, salva il mondo. Mog. Tutto ok. Quegli Spiro lo hanno attaccato. Vorrei aiutarlo, ma non sono allenatrice. Ok, quindi qui una differenza, diciamo, rispetto a Sole e Luna. Bisogna attaccarlo, lo Spiro, mentre non succedeva in Sole e Luna. Benché, dopo vi dirò, c'è una cosa che non mi ha proprio entusiasmato, che si ripeterà nel tempo. Che non è una cosa, ovviamente, che influisce su un voto di un gioco. Semplicemente è una cura dei dettagli che mi piacerebbe di più vedere nei giochi Pokémon. Allora, qui siamo contro lo Spearows. Di conseguenza andrei di pistola a Conch. Arriva prima un bel fulmine sguardo in the face. La difesa di Eppoppio diminuisce. Già, avevano chiesto Lilia Napoletana poi. Lilia Napoletana, no, c'era già Ciruzzo Napoletano. Boh, direi che con questo pistolacqua ce lo siamo veramente giocati. Ok, 28 punti XP. E c'è un Eperone. Hai scacciato uno degli Spiro, ma gli altri non si sono scoraggiati. Ecco, ora guardate che cosa succede. Aspetto Chiara. Arif. Sì. Guardate cosa succede, perché abbiamo appunto battuto gli Spiro, uno Spiro su tre. Ok, diciamo A, ti supplico, fai qualcosa, aiuta Nebulino. Però stai attento, il potere sospeso sembra danneggiato, potrebbe cedere in qualsiasi momento. Andiamo. Si rompe tutto. Zomg. Vedete, qui è stata riutilizzata la stessa scena di Salemon. Quindi gli Spiro sono di nuovo 3. Che non è una roba che dici, vabbè, aiuto 0 su 10, too much Spiro. Però, cioè, succederà altre volte che ci sono delle robe che ci vengono dette. Delle cavolatine. E poi magari nel background c'è qualcosa che contraddice palesemente ciò che ti sta venendo detto. Come in questo caso il fatto che abbiamo battuto uno Spiro, ma allo stesso modo, cioè allo stesso tempo, siccome la cazzina utilizzata è quella vecchia, gli Spiro sono di nuovo 3. Intanto è partita totalmente la capture. Ok, allora la aggiusto. O la aggiusti tu, perché a me viene un po' scomodo ogni volta fare. Non c'è niente. Ok. Perché non posso andare avanti con la sedia. Ok, se no... allora faccio io. Se mi sono bravo, Mog. Mog. Meno male, sei salvo. Hai cercato di nuovo di usare il tuo potere, vero? Lo sai cosa è successo l'ultima volta, no? Non riuscivi neanche più a muoverti. Non voglio più vederti in quelle condizioni. Povero piccolino, quella volta tu mi hai salvato, ma io non so proteggerti. Mog. Io posso doppiare il Nebulino. Vabbè, Mog. Mog. Che c'è? Oh, ha fatto una scoreggina Nebulino. Luccicante, che lui non essere... Mog. Com'è questa era... Mog. Una pietra come brilla, sembra che emani una specie di tepore. Oh, scusa, hai corso grave pericolo per salvare il mio piccolino. Ti ringrazio con tutto il cuore. Tu sei la Kauna dell'isola. Dai, fai l'imbecille. Ma tu sei Rob. No, io sono Lilia. Questa pietra è tua, vero? Sì. Niente. L'ho persa prima, grazie. Pietra lucente. Ti prego, non parlare a nessuno di questo Pokémon. Mantieni il segreto, per favore. Se no è un casino, torna dentro la bozza. Ehi, Saidone, sei pronto? È l'ora di andare alla festa. Se andiamo a rave party. Fiesta! Voglio spiegarti due cosine che potrebbero servirti ora che sei diventato un allenatore. Usa sempre la protezione. No. Partiamo dalle basi. Hop hop! Forza, andiamo. Oh, il tutorial di Kukui, che bello. Che palle. Vai pure, tesoro, divertiti alla festa. Quando si tratta di Pokémon, il divertimento è assicurato. E non preoccuparti degli scatoloni, penseremo noi, vero, Meo? Mia. Andiamo, ragazzi, andiamo. Saidonia, sbrigati, se tu fossi un Pokémon ti farei usare la mossa agilità.
penso che me ne vado, me ne andrò via lontano. No, non voglio venire da te. Sei una persona sbagliata. Oh, già. Wait for me. Quindi questa sarebbe una festa. Leggiamo prima la tua? Leggiamo prima la mia e poi la tua. Che spettacolo, cioè, volevo dire, che ricettacolo di sconsideratezza. Non è il momento di divertirsi. Non sforzarti troppo. Guarda che si vede che ti interessa. E poi non c'è niente di male. Alla festa Laura bonda. Hai visto i ribelli rivelati? Hai ragione. In fondo è grazie allo splendente che Alola è piena di luce. Ricordate quando non solo in Fuji in maniera abbastanza così fanboy abbiamo parlato di Pokémon come Necrozma in grado addirittura di essere una sorta di divinità della luce? Chissà. Inoltre vi ricordo che anche in una delle live di Pokémon Platino avevamo parlato di ultra energia collegata alla forma primordiale di Necrozma. Vedremo poi se avremo avuto ragione. Eppure ora è offuscato e sopito. Non preoccuparti, faremo tutto il possibile per farlo tornare a splendere come una volta. Forza, continuiamo a investigare. Aspetta, ancora no? Neanche tu sei un alieno, vero? Hai l'aria di chi viene da molto lontano. Sono extra comunità, sono di canto, eh. Vai. Allora, invece da me dicono, l'analisi dei livelli dell'aura riporta valori più alti della media. Comandante, tutto bene? Lui si accarezza i baffoni e dice, come? Sì, certo, non è niente. Sì, questa festa non mi interessa affatto. Per quanto riguarda l'aura, sarà influenzato dal Kauna o com'è che si chiama. In ogni caso c'è molta luce da Lola, più di quanto ci aspettassimo. È così abbagliante da risultare odiosa. I miei sono un po' meno frivoli dei tuoi. Anche se questa è proprio la luce che abbiamo desiderato tanto? Sì, non posso darti torto. Ad ogni modo dobbiamo continuare la nostra indagine ad Alola per riportare la luce anche nel nostro mondo e prima che lo splendente si svegli. Si risvegli. Oh oh! Eh sì, eh. Nemmeno tu sei una Loliana. Vieni da lontano, non è vero? Ma perché ce l'abbiamo scritto in faccia? Che se ne va? Siamo pallidi come lo schifo, meno di loro, anzi un... Guarda il vecchio dietro, rossissimo. Che sta rosso. Sei Donia! Au! Oh. E' il momento di mostrare le forze di questi Pokémon. Rave party. Parte la sfida di Au, che manda in campo Pichu. Ma li abbiamo curati Pokémon? Li abbiamo curati Ala. Ah, ok. Lo so che li fa quello che andiamo a fare le cazzo. Vuoi smettere? Allora, direi incantamente. Come avete visto, si tratta di un inizio abbastanza simile a quello di Sole e Luna. In realtà, diciamo che le prime 15 ore di gioco all'incirca sono abbastanza simili. Che in realtà, ragazzi, cioè nel senso, uno non è che lo deve dire come per dire allora non va bene. Cioè, è un terzo titolo, qualunque altro terzo titolo era abbastanza simile nelle prime 15 ore di gioco. Quindi non è questo quello che c'è da valutare nel gioco, ovviamente. Io però lo sto pigliando nel Baujiji, se non cambio buono. Ma sì, Akab. La faccio tutto di monopoplio. Monopoplio run. Dai, proviamo. Stanno tutti quanti morendo. Oh! La prossima scelta sarà... È la tromba. Giusto. Pistolacqua, dai. Bracero. Dai, pistolacquiamolo male. Su. Dai.
di Bracero, ci colpisce duramente. No, non ci colpisce duramente, se mi scotta di nuovo mi cazzo malissimo. Dai, bravo Poppio. L'abbiamo fatta. Poi si va fuori dal naso là. Vibrante. Si smuoce. Come me, probabilmente. E Poppio sale a livello 10. Già finita? L'ho finita. Anche quest'anno è stato... Ah no, non si sa chi è che lo dice. Il narratore onnisciente è quella persona tutta rossa. Guarda che il golfista, è tutto rosso completamente. Tapococo sarà soddisfatto. Beh, minchia, Little Cup, soddisfatto. Bravi Pokémon livello 2 che fanno azione. Mamma mia, such deity, much divinity, much prayers, such sacrifice. Finisce la questa per te. La gente ha iato, ragazzi, come è stato veloce. Prego, prego, avanti, avanti. Ah, sorry. Attenzione. È stata una festa alquanto strana. Una festa per sfoggiare le mosse migliori? Comunque, mi sembrava interessato o sbaglio? Non ti è venuta voglia di lottare? A me sì. Modera l'entusiasmo, siamo qui per investigare, non dimenticarlo. Nonostante le nostre conoscenze scientifiche, non siamo in grado di controllare la luce dello splendente. E quindi è da controllare, costa controllare. Per questo possiamo solo fermarlo. Invece gli alluliani riescono a gestire anche alti livelli di aura. Il che significa che nella nostra dimensione, qualsiasi cosa sia quest'aura di cui si sta parlando, e reagisce in maniera diversa al nostro corpo, al corpo dei Pokémon, rispetto a quello che succede per esempio in questo ultramonte. Sì, come l'hanno chiamato, Super Cerchio Z, emetteva un'aura molto forte. Non credi che potrebbe farci comodo? Allora sembra un posto formidabile. Forza, continuiamo le nostre ricerche. Prego. Comandante, ho rilevato alti livelli di aura durante questa particolare festa. Non mi sorprende. Il Super Cerchio Z e Tapu Koko sono avvolti da una grande luce, come già verificato in ricerche precedenti. Alola abbonda della luce emessa dallo splendente, che invidia. Non potremmo trovare il modo di sfruttare anche noi la forza di cui Alola è ricca? È esattamente per scoprire questo che stiamo investigando. Forza, Alola è grande e c'è ancora molto da esplorare in marcia. Da me dicono molto molto meno per questa volta. Sì. Diciamo che i profili psicologici si lasceranno, come dire, scoprire più in là di questi personaggi. Però sono molto diverse le due coppie. Eric, nel senso, tanto proprio condividi esperienza. Ecco, il mio secondo membro della squadra è lui. No, a parte che certo lo prendere subito, ma è vero che c'è la funzione per poter swappare. Che è tipo una delle cose più comode. E che io sono un old fag e quindi mi scordo di queste cose belle. Buono, abbiamo shottato quel brutto colpo in te perché siamo dei Pokémon forti. E ragazzi, questo invece lo cerchiamo davvero, giusto? Lo cerchiamo Allegro. Pieno di Wingull, ragazzi, la selvaggina di questo posto. Perfetto. Allegro con inversione. Ha trovato perfetto. E allora dobbiamo setappare gli scambi. Cucchi, figlia ammazzato. Forza, Rockruff, ancora, fatti sotto, avanti, non sono un tipo delicato, sai? Attenzione che ci stacchi tutto. Di nuovo, forza, Rockruff. Ah no, giusto. Il tuo dialogo di nuovo. Ecco il laboratorio Pokémon. Hai un fascino ha un fascino particolare, non trovi? Infatti. Il centro Pokémon non è lontano da casa tua, vero Saidonia? Sì, solo c'è una barricata. Manco Attack on Titan. Ci sono le... All'improvviso è calata l'oscurità. Non preoccuparti, Nebulino, va tutto bene. Questa è la scena del trailer, ragazzi. È un'eclisse lunare, qualcosa deve aver coperto momentaneamente la luna. Qualcosa. Era prevista un'eclisse lunare oggi? Beh, non importa, comunque è di buon auspicio. Buon auspicio intende dire che porta fortuna? Proprio così, molto tempo fa la nostra regione venne interamente avvolta dall'oscurità. E questo era il dialogo che avevamo già letto. Ma le persone Pokémon di Alola si servirono della luce per scacciare le tenebre. Si dice che questo episodio sia l'origine del giro delle isole e dell'usanza di raccogliere i cristalli Z. I cristalli Z, come avevamo immaginato, c'entrano appunto con la restituzione della luce, che è anche stata restituita alla capture di Chiara, che adesso è di nuovo diventata illuminata a giorno. Dato che hai il Super Cerchio Z, perché non ne approfitti per raccogliere cristalli? Sarebbe molto utile anche per uno studioso di mosse come me. Professore, è sempre lo stesso. Forza Sedoni, andiamo al centro Pokémon, andiamo.
Di nuovo, ragazzi, multitasking. Allora, io ti do un bellissimo Inkey, questo ce l'hai comunque. E tu mi dai un bellissimo Inkey, però quello serio. Poi te lo riscambierò quando troveremo il soprannomina Cosi. Così me lo soprannomini Malamore. Allora, andiamo. Troviamo Lilia che fa... Allora, qui alla scuola per allenatori. Punto esclamativo. Ci picchia. Tauros. In mezzo alla strada. Non possiamo andare da quella parte finché c'è quel Tauros che blocca la strada, bloccandone solamente un terzo, potendoci pestare tranquillamente sia a destra che a sinistra. Però non possiamo andare perché c'è Tauros che blocca la strada. Ma la nostra destinazione era la scuola, quindi non è un problema. Ah, dall'altra parte sta finendo il mondo, ma che cazzo ce n'è? Tanto dobbiamo andare a scuola. Entriamo e lasciamolo stare. Perfetto. Oltre a essere fermo. No, terribile. Non mi pare. Ho trovato il nostro prossimo dio. Sei al 13 o 14? 13. Vediamo. Vuoi dare il soprannome a Magnemite? Ragazzi, come la chiamiamo Magnemite? Scegliamolo adesso. Perché così almeno questo lo rinominiamo adesso e non al... Non al giudice onomastico. Non al giudice onomastico, ragazzi. Scegliamo un bel nickname. Giuseppe Murrone sta ancora cercando Poppio Femmina Modesto. Grande. Pelatino. Signor Pelatino. Magneto, Bippo, Svitato, Red Hot Chili Pepper. Magneto, Zio del Tuono, 4. Poppetta. Certo che chiamare un Magnemite 4. Metal Gear. Mi dispiace, Lorenzo Vismara vince su tutti. Boh, allora. Eccolo qua. E infatti. Tuono onda, maledetto pezzo di pezzo. Mi ha paralizzato Inkey. Ragazzi, io non posso non avere in squadra Zoro. Mi sembra giusto. Almeno per il momento, perché come dicevo dovrò sostituirlo. Oh, livello 822, timido. Ragazzi, l'ho trovato, mi sa. Vigore, mi sa che l'ho trovato. Mi sa che l'abbiamo preso il nostro Metal Gear. Dai. Abbiamo preso il nostro Metal Gear alla fine della live. Che bello. Allora. Intanto parte la sfida di me stessa insegnante. E non mi hai teso. No. Tendimi. Ragazzi, questa è la prima vera sfida. E in realtà ci siamo arrivati più livellati. Perché ricordo benissimo che la prima run eravamo al 15. Me lo ricordo bene. Questa sfida bisogna farla con la testa, se no è un bel casino. Aspettami. Ti aspetto. Ragazzi, qui comincerà una delle serie di lotte nelle quali potremo testare l'abilità dell'intelligenza artificiale. Che stavolta l'intelligenza artificiale, vedrete in tutto quanto il gioco, A, predilige sempre le mosse super efficaci. B, è un'intelligenza artificiale che, se può, fa mosse di coverage. E C, non va a rischiare negli switch-in. Vedrete. Ne avremo modo di parlare più in là quando il gioco si farà più duro e i team cominceranno ad avere delle mosse accettabili, anche quelle degli avversari. Ma già qui con Poppio, cioè Poppio non ti fa ruggito a cazzo. Adesso lo vedrete, farà pistolacqua tutto il tempo o comunque roba che rompe le balle. Ci sono anch'io. Yeah. Boh, ragazzi, non mi dite di continuare fino alle 6 di mattina, perché poi lo faccio. Io mi sto divertendo, cioè non è come dice, cioè, per noi è anche lavoro, ma io mi sto divertendo. Sì, ma io non mi sono curato. Io il Metal Gear. Cazzo, guarda. Forse Metal Gear è il miglior modo per affrontare questo Rowlet, che altrimenti comincerebbe a fare tante rotture di balle. Proviamo anche a fargli proprio la tuonondella, direi. Ora qui lui può farmi solo fogliame. Tra l'altro mi fa anche abbastanza male. E poi evita l'attacco. Ci riprovo un'altra volta, se no andiamo di tono shock, che gli fa per uno essendo lui anche volante. Guardate quanto poco danno ha preso, nonostante il nostro attacco speciale sia buono, perché molti Pokémon degli avversari chiave hanno delle IV buone. Qui dobbiamo andare anche di Super Suono, secondo me. Intanto siamo riusciti a fare Super Suono. Tu l'hai avvelenato, buono, ti sei garantita, direi, una buona possibilità di vittoria. Io direi di fare un altro Tono Shock.
E poi di fare lo succino perché non voglio che muoia ma che prenda esperienza. Rowlet è paralizzato, bene, andiamo, grande Metal Gear, andiamo di altro tono shock. Te come va? Allora, io ho switchato Grimer dentro perché sono partita con Litten e quindi mi ha preso un pistol acqua. Poi gli ho fatto veleno gas per avvelenarlo, gli ho preso un pistol acqua. Gli ho fatto fare rafforzatore sperando di riuscire a reggere, okay, a reggere la fase successiva meglio, però è stata una stronzata perché avrei potuto direttamente attaccare e poi come si fa. Direi di andare di Inkey e finire questa partita. Facendogli una bella ripicca che sicuramente basterà. Bella storia. Io ho fatto. Grande Metal Gear che fa il 9. Grande l'altro Magnemite che fa il 9. E chi se l'aspetta? Ti aspetto. Ma vai. Se c'è anche ora out tipo. Mi pare. Molto perplessa Lilia. Sidonia, da questa parte, dimmi tutto. Hai lottato davvero bene a scuola con i tuoi Pokémon, ti sto osservando, sai? Sono rimasto molto colpito dalla vostra intesa. Chiara, tu faresti qualsiasi cosa per i tuoi Pokémon, lo vedo bene, lei senza faccia nel tuo. Ora capisco perché quel giorno sei riuscito a salvare Nebulino. E ragazzi, non so perché la luminosità tipo è insana. Ops, mi ero dimenticata di Tauros. Aspetta. Giusto che è rimasto in piedi. Aspetta, provo a fare una cosa così, non si sa mai. No, quest'altra window, eccola. Color. Full Dynamic Ray. Mamma mia, no, per carità. No, non è questo il punto. No, no, no. Cosa fai? Lo so, cose a caso in questo. Aspetta, però c'è stato. Dai. Eccolo. Dai. No. No. No, no. No, ma un chicchettino di più di lui. Dai. Jojo, Jojo. No, lo lasci così. Dai, fino alla fine del live e basta. Va bianco e nero così? Così? No, così? No, no, la voglio di nuovo la pelle viola. Va bene. Vai, andiamo. Tau. Oh, guarda chi c'è. Lilia Sidonia. Siete sorpresi di vedere questo Tauros qui da solo? Non preoccupatevi, ci penso io. Sidonia, avvicinati, puoi accarezzarlo se vuoi. Liberiamo la strada da questo coso, dai. Coccoliamolo, gli accarezzo la... il muso, il musetto. Ross. Non mi disturba troppo questa cosa. Mi sento malato. Allora, sembra che tutti abbiano un raffreddore. Mi piacciono le coccole, Tauros? Ti conosco bene, lo so. Ragazzo mio, non avere paura di partire all'avventura, incontrerai tante persone e tanti Pokémon e ciò renderà la tua vita ricca e interessante. Tutti shiny! Tutti shiny, esatto, sì, ho trovato uno shiny! Come ammiro che uno sono capace di calmare un Pokémon senza nemmeno lottare, Tauros in fondo sembra tenero, però ho troppa paura, non gli salirei mai in groppa. Dite un po', ragazzi, dove andate di bello? Sto accompagnando Sidonia a fare un giro a Olio, che vuol dire togliti, non fare il terzo incomodo. Sidonia è appena arrivata da Lola e non è ancora stata in città, sapete cosa vi dico? Vengo anch'io, voglio di un dolcetto, bravo. Va bene, andiamo. Che bello. Buono. E abbiamo finito, fermarci, sì, qua. Ah, è sempre il solito. Sidonia, Avoli, la città più bella e più grande di Alola. Arrivederci, grazie. Ragazzi, noi salviamo il gioco. 3 ore e 50 di gioco abbiamo fatto. No. Perché perché io ti ho aspettato per 50 minuti. Quindi 3 ore effettive. Ti hai resettato, soft resettato. Ah, vero. Ragazzuoli, io vi ringrazio per essere stati con noi, è stato veramente un piacere vedervi fino alle 1:15 ancora così pieni di voglia di stare qui. Noi vi rimandiamo l'appuntamento domani alle 14, saranno tanti 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 giorni che passeremo insieme, è una cosa ovviamente che ci fa più che piacere e speriamo insomma che vi abbia divertito oggi, noi ci siamo divertiti veramente tanto. Tra l'altro la mia squadra è già 3 su 6, la tua ci vorrà un po' di più. Ci vorrà un po' di più, sì. Ma adesso arriviamo agli Abra che ci faranno molto molto comodo per il sincronismo e per facilitare la cattura delle varie nature, dei Pokémon di varie nature prossimamente. Grazie mille, ci vediamo domani alle 14. Un bacione grosso.